Direttore Costa, il musical Peter Pan, giudicare dai numeri, dalle presenze e soprattutto dalle presenze dei bambini, ma non solo di loro, sta entusiasmando questa sera. È uno spettacolo per tutti, infatti per le famiglie, per i giovani, per le persone di una certa età. Tra l'altro noi stiamo avendo grande successo con questa rassegna Musica e Cinema. Dopo Peter Pan sarà chiusa poi dal Treno delle Meraviglie, un altro spettacolo molto bello di teatro, danza, circo, quindi come dire, questa rassegna ormai si è consolidata. È piaciuta questa formula con le quattro uscite? Quattro uscite, poi questo raccordo anche con il mondo cinematografico, infatti ricordiamo tutti i film di Peter Pan, poi le musiche di Edoardo Bennato, Gio Di Tonno che è un eccellente capitano uncino. Diciamo che le cose da questo punto di vista vanno bene, il 19 marzo iniziamo anche con una stagione di prosa teatrale con compagnie calabresi, ma non solo, e poi la stagione sinfonica con il conservatorio Jaikowski. Quindi nonostante le note difficoltà economiche, ma il Politeama continua a mantenere una programmazione di qualità. In questo progetto che parte il 19 marzo si va nella direzione, insomma, affinché il Politeama sia quel polo culturale da lei auspicato, insomma, anche centro e punto di riferimento in Calabria. Credo che non ci siano dubbi. Ripeto, nonostante le difficoltà, il teatro funziona da settembre che programmiamo spettacoli, sia quelli organizzati direttamente dal Politeama che altri invece ospitati. Andremo avanti fino a metà luglio. Credo che da questo punto di vista il Politeama sia l'unica realtà calabrese, è una delle poche meridionali che ha questa programmazione continua. Una bella serata per i più piccoli, ma non solo per loro. Peter Pan è entusiasmato. Un po' per tutti, per la famiglia, abbiamo pensato questa stagione di Musica e Cinema di dedicarla proprio alle famiglie, per iniziare a far conoscere il teatro ai bambini, ai ragazzi, quasi una funzione pedagogica questa stagione di Musica e Cinema.
e Peter Pan è una missione riuscita, perché è un titolo importante, è un titolo di grande successo e siamo felici di avere questa compagnia che miete successo in tutta Italia. Giulio, questa formula di musica e cinema con le quattro uscite, insomma, una formula anche fresca, rapida, è piaciuta? Sì, è andata molto bene, devo dire che il pubblico ha apprezzato vedere questo teatro pieno, soprattutto pieno di famiglie, mi inorgoglisce.